buongiorno e benvenuti alla seconda puntata di In Italiano a Colori. Oggi parleremo di sogni, di ambizioni, ma anche di una patologia rara. Vorrei iniziare la puntata di oggi citando Paolo Coelho, che dice: non permettere alle ferite di trasformarti in quello che non sei. I ospiti in studio saranno Giuseppe Cosentino e Nunzio Bellino. Ciao. Buongiorno. Buongiorno. Iniziamo brevemente con Nunzio. Nunzio, raccontaci un po' la tua breve storia per far capire anche al pubblico che ci segue di cosa stiamo parlando. Allora, la mia storia inizia con Elastic Heart, un cortometraggio scritto da Giuseppe Cosentino che racconta la mia storia, come le mie passioni, anche le mie delusioni che ho avuto nella mia vita, anche una perdita cara come mia madre a 10 anni che purtroppo è successo. Quindi ho avuto tante cose. Sei affetto da una patologia rara, sì, la Ehlers-Danlos. Ci spieghi brevemente in cosa consiste? Allora, la sindrome di Ehlers-Danlos è una patologia genetica rara che colpisce uno su un milione. Cioè rende i tessuti elastici sia all'interno che all'esterno. Gli organi interni sono comunque delicati, anche il rischio di emorragia. Certo. Quindi è un po' complicata come sì. Cosa. Ti sei mai sentito emarginato? Noi abbiamo parlato di questa cosa. Tu mi hai detto... Sì, da bambina alcune volte mi prendevano in giro, mi dicevano: ma che strano, come fai? Discriminavano un po' a scuola, però ho avuto sempre persone che mi hanno protetto nel corso degli anni. E persone che ti hanno protetto, quindi non possono non inserire Giuseppe Cosentino. Come è avvenuto il vostro incontro? Beh, il nostro incontro è avvenuto un anno fa. Cioè, tra poco compiamo un anno dalla nascita di questo cortometraggio sociale. Ho incontrato e conosciuto Nunzio sui social. Sui social lui aveva questo sogno, come hai citato tu prima, di fare un lungometraggio sulla storia della sua vita, sulla sua patologia, i suoi sogni, le sue ambizioni. E da qui nasce Elastic Heart, con un argomento tutto particolare su questa sindrome di cui nessuno tratta. C'è molta indifferenza a parlare di queste cose. Anche un modo per sensibilizzare le persone a questo tipo di patologia, appunto, sì, rara. Per sensibilizzare anche l'opinione pubblica. L'opinione pubblica è importante parlare di queste cose. Se ne parla poco perché questi argomenti sono visti un po' come strani, di cultura, non vengono presi molto in considerazione. Infatti sono contento di stare proprio qui a parlarne e divulgare un argomento importante, davvero sociale, nel vero senso della parola. Infatti sono orgoglioso di aver sposato questo progetto. Io vengo dai radiodrammi, vengo da tutto un altro mondo, dal web, e quindi sono passato da regista di radiodrammi a audiovisivo, con una tematica abbastanza forte e delicata. Si parla poi di bullismo, di cyberbullismo, di emarginazione, attualismi. La patologia di Nunzio si sposa benissimo a trattare di tante tematiche, non solo della patologia, si parla praticamente di vita con Nunzio. E se volessimo sintetizzare in una frase il messaggio che hai voluto mandare? Cioè, io avrei detto: non si dobbiamo mai arrendere, andare sempre avanti nonostante tutto. Questa qui un applauso ci vuole, mai arrendersi, andare avanti. Mai arrendersi nonostante la patologia. Una patologia può dare la forza per fare grandi cose, come questo cortometraggio che è nato dal piccolo e punta in alto a diventare un lungometraggio, perché a raccontare la storia di Nunzio in soli 10 minuti per me è relativo, quindi stiamo cercando la buona sorte per cercare di andare avanti con questo progetto. Comunque ho avuto tante nomination come miglior attore e varie cose. Anche però... perché diciamo il tuo sogno, prima abbiamo parlato di sogni e ambizioni, sì, il tuo sogno è quello di essere attore, sì, quindi indipendentemente io vorrei che uscisse proprio l'uomo
con un sentimento, con Elastic Heart, quindi il cuore elastico, il cuore di questa persona e non tanto la patologia, sì, come... Infatti il titolo l'abbiamo deciso insieme, Elastic Heart, lo dice tutto, elastico perché questa patologia comporta elasticità nelle articolazioni, nella pelle, ma è un'elasticità non solo di patologia, è un'elasticità di sentimenti puri perché vanno oltre questa elasticità della pelle e dal titolo c'è tutto, cuore elastico, un'elasticità proprio che proviene dal cuore, proprio dal sentimento puro che Nunzio ha da trasmettere e con cui vuole aiutare gli altri attraverso questo corso. Anche perché solo un cuore elastico può aiutare qualcun altro. Sì, sì, aiutare anche altre persone che non sanno di avere questa patologia. Io la mostro o chi ce l'ha ad affrontarla nel migliore dei modi. Sì. Tra l'altro questo corto ha vinto anche dei premi. Beh sì, è stato uno dei cortometraggi che ho fatto dopo tanti, che ha avuto più nomination agli Oscar italiani del Web, Room Web Awards. Ha avuto come miglior sceneggiatura nomination, miglior regia, miglior montaggio, migliori attori protagonisti e non protagonisti. E devo dire che ha vinto ben due premi come miglior sceneggiatura e miglior trailer cinematografico. Per noi è una grande soddisfazione perché Room Web Awards è un premio internazionale, va nel mondo. Quindi è un grande onore per noi essere in un contesto, essere stati in un contesto così importante. Quindi praticamente il risultato tanto atteso alla fine l'abbiamo avuto per vincere questi premi e per voi siete seguitissimi web. Sì, sul web e soprattutto ci hanno seguito tantissime testate giornalistiche anche nazionali. Tanti fan pure, bambine, cioè, che mi seguono. Sì. Ok, grazie di essere stati con noi, Giuseppe Cosentino, Nunzio Bellino. Grazie a te. Noi ci vediamo domenica prossima, buon proseguimento con il dolce della domenica.